L'ho trovata 3 ore più tardi. Aveva una clavicola rotta. Sara è cieca e Peppina è un ribelle. Non è una bella combinazione, capisci? Non posso rischiare di lasciarli soli di nuovo. È troppo pericoloso. Ma non lo monterò più, te lo prometto. Anche l'ultima volta lo avevi promesso. Ho imparato la lezione. Mamma, ti prego. Mi dispiace, tesoro. Tu non ti fidi di me? Certo che mi fido di te, è solo che... No, non è vero! Mi dispiace per quello che hai sentito, Mia. Non c'è un modo per far restare Peppino con noi. Non posso permetterlo. È davvero pericoloso. Io arriverò nel tardo pomeriggio. Poi porterò via Peppino. Così potrei passare tutta la giornata insieme a lui. Scusami, Sara, ma non abbiamo alternative, lo sai. Non è vero. È così, piccola. Ti voglio bene. Sì, anch'io. Vorrei... È tutto ok, Mia. Sto bene. Sono solo un po' triste. Sai una cosa? Abbiamo tutto il giorno. Portiamo Peppino a fare una passeggiata, così mi fai vedere la zona. Sarà comunque meglio che stare qui a piangermi addosso. Andiamo, prendo lo zaino. Puoi prendere anche dell'acqua, pane e formaggio? Certo! E le carote! Non scordarti le carote! Le carote? Sara? Sara! No! Non è possibile! Peppino! Sara! Ma siete impazziti! Sara! Oh no! Vuoi restare da sola? E ci resterai! Di la tua password. Dove si nasconde il potere che confonde. Ha ha ha!